Cari amici, buongiorno. In questa calda giornata di fine luglio, vediamo se riesco a darvi un messaggio un po' carino, grazioso anche oggi, in questo luogo di natura. Allora, intanto volevo salutare Elena, perché mi sono accorto che lei capirà comunque. E mi sono accorto che senza accorgerci un po' ci ispiriamo, no, io e lei, e un po' siamo in sintonia, ho visto, senza parlarci, a volte vedo che c'è dei pensieri, sono in sintonia, ma giustamente seguiamo degli argomenti che ci sta anche che ci sia una certa sintonia, però fatalità, ultimamente avevo visto una sintonia che, vabbè, la immagino che capisce. Poi saluto Maria, che è una cara amica che mi segue, e tutti coloro che mi seguono, che adesso non so bene i nomi, ma comunque so che ci sono. Poi c'è chi che arriva magari per caso in questo video, e benvenuto in questo video che spero ti dia ispirazione e porti fortuna e prosperità. Questo è sempre il mio augurio, diciamo, per gran parte di questi video, che dove tratto spesso e volentieri gli argomenti un po' mistici, un po' magici, legati a esseri sovrannaturali e che ci aiutano, no? In genere io li chiamo angeli, però c'è chi che li chiama magari con un altro nome, quindi santi, dei, fate, elfi, perché anche loro hanno una parte di santo, di saggezza, che di evoluzione utile nell'aiutare noi, non solo per il gusto di aiutare, per il pallino di dire gli aiuto perché mi piace, perché comunque è anche così, gli piace aiutarci, ma perché è un aiutarsi reciproco, diciamo, ecco. Allora, una cosa che in questo periodo un po' più impegnato che ho io, che noto, quindi ci fai caso a certe cose, diciamo, quando ti cadono addosso, no? Quindi adesso è il periodo che segue una certa cosa, un certo impegno, e quindi in una determinata sfumatura di impegno che mi fa notare magari certe cose. Quindi magari sono ripetitivo in qualche video recente, però siccome che ho visto che c'è una sintonia anche con un'amica, leggevo un articolo, uno dei suoi pensieri, e vedo, cacchio, ho detto, cavolo, sono cose che pensavo anch'io, più o meno, anche se con parole diverse. Allora, cito il caso dei momenti difficili. Non è perché voglio ripeterlo, è perché, diciamo, sento dall'alto, cioè i nostri amici che ci seguono, i nostri amici fatati, che fanno da esseri spirituali, guide spirituali che ci seguono e cercano di aiutarci, e vedo che cercano di darmi questo messaggio, ma perché ve lo rivolgo anche a voi, no? Quindi voi, a tu, in modo che lo capisci te che stai guardando, e magari lo capisco meglio anch'io che lo sto dicendo, no? Cioè, la mia, mi sfugge il termine, la mia, chiamiamola, connessione angelica, funge a volte da spiegare a te, ma per far capire anche a me. Quindi ce lo spieghiamo assieme, ringraziando loro che sono i nostri amici. Quindi alla fine, cioè, non è che voglio prendermi il merito io, ci stanno spiegando a me e anche a te, no? Cioè, sembra buffa sta cosa, però è anche divertente dal mio punto di vista. E quindi devo spiegare una cosa, poi ne spiego anche un'altra, è tipico. Ecco perché dico, di solito è canalizzata, perché mi suggeriscono una cosa, poi intanto che parlo me ne fanno dire un'altra. Comunque, il fatto che capitano le cosiddette difficoltà, no? Le cose che succedono che non ci piacciono, io adesso non voglio parlare di quelle proprio tragiche, perché là magari bisogna analizzarle con una certa delicatezza maggiore, però grossolanamente quelle cose che ci danno anche fastidio, no? E capitano in dei periodi che sembrano apparentemente anche lunghi, no? Nel senso che
quando una cosa non ti va, non vedi l'ora che se ne vada. Nonostante non vedi l'ora che non se ne vada, sembra che non se ne vada mai, no? Quella presenza di negatività o di sfiga, qualcuno la chiama magari anche malamente, che magari sfiga non è. Ma noi siamo abituati a giudicare anche dove non serve, cioè dove non serve, perché non si sa più che altro, no? Allora non vedi l'ora che passi. Ed è vero che, cioè, da come la vedo io dal mio punto di vista, quando capitano delle cose che rompono, ti fa dire anche parolacce, l'ideale è, più che continuare a dire parolacce, perché sennò la tua mente va a focalizzare le parolacce che non è che sia la parte positiva che costruisce, no? Non è che si costruisce una prosperità, una casa con le parolacce, bisogna costruirla qui, mattoni. Allora le parolacce è proprio tutto fumo, ma tanto fumo e niente arrosto, assolutamente. E anche se a volte serve un po' di sfogo, vabbè, però se ci focalizziamo sulla rabbia, sulle parolacce, no, che stiamo dicendo, non ci focalizziamo su quello che dobbiamo affrontare. E quindi meno energia che impegniamo, anche se qualche volta può servire una piccola parte, meno energia che impegniamo nell'arrabbiarci, diciamo, e più la risparmiamo per rimediare, costruire, riparare e fare evoluzione anche. Quindi il discorso che sto dicendo può sembrare ripetitivo rispetto a, però con delle sfumature diverse, magari te che sei arrivato la prima volta o te che non è la prima volta che arrivi lo capisci in modo meglio, ma lo sto capendo forse meglio anch'io. Allora, cosa succede? Capitano le cose che non ci piacciono, fa arrabbiare, capisco, secca, ti mette tristezza, capisco anche quello. Dov'è che dobbiamo porre l'attenzione? Diciamo non c'è un target, non c'è un obiettivo da capire. Dico, mi è successo, sono inciampato qui e quindi devo porre l'attenzione di là. Cioè non c'è proprio una regola. Però perché infatti tante volte non si riesce a capire dove bisogna porre l'attenzione, perché ti chiedi perché mi succede questo. E quindi una cosa logica che dovrei fare è dire dove devo porre attenzione affinché rimedio a sta cosa, affinché non succeda più, per esempio. Allora, per fare in modo che non succeda più, è cercare di mantenere la calma, l'equilibrio, appunto, perché se c'è un inciampo, diciamo, vuol dire che l'equilibrio non c'è, quindi bisogna cercare di farlo ritornare l'equilibrio, se no inciampi di nuovo, no? Quindi per cercare di far tornare l'equilibrio è mantenere, diciamo, una concentrazione, ma chiamiamolo anche una forma di meditazione, ma entrare nell'atteggiamento mentale, in buona fede, col pensiero positivo, anche se non è facile, ma concentrarsi sul fattore positivo del pensare e dire vabbè, adesso sono inciampato, ma dopo sono sicuro che migliorerò. Ecco, già questo pensiero ti porta ad agganciarti a quella vibrazione, a quell'energia. E diciamo, stai facendo così con la mano, aspetta che mi inquadro, così con la mano. Bene, cambiato batterie, riprendiamo la registrazione. E stavo dicendo, capita il problema, focalizzarsi sull'idea del pensiero positivo e pensare che si risolverà, quindi entrare in una forma di ottimismo. Fa sì che la mente si apre di più e quindi nonostante non si conosca la causa dell'accaduto, però con la mente aperta e col tempo, perché anche là ci vuole tempo, sia per risolvere e sia prima di tutto anche per capire che forma di karma che c'era in quel che è accaduto, o in cosa, mi sono agganciato, in cosa dobbiamo migliorare per risolvere affinché non capitino di nuovo problematiche del genere. Un attimo di concentrazione. Ecco, quindi l'atteggiamento mentale e avere fede che ci sarà la guida spirituale, vuoi chiamarla angelo, vuoi chiamarla parente tuo che adesso non c'è, però sai che è dall'alto, ti veglia, vuoi chiamarlo santo, vuoi chiamarlo
fatina o elfo, o gnomo, un qualcosa di spirituale che sai che ti può aiutare, riuscirai col tempo a capire dove dobbiamo migliorarci, dove abbiamo mai sbagliato in passato, e capire che questo inciampamento, questo inghippo che è capitato in questo periodo, in questo momento o in questo periodo, è perché dobbiamo rimediare a qualcosa e imparare qualcosa. Perché se non c'è la guida spirituale che ci mette, diciamo, una barriera, un cancello, chiamiamolo un muro, in questo muro energetico ci fa inciampare qui, in questo momento, e noi non sappiamo dove stiamo sbagliando, ma loro dall'alto vedono meglio, se ci lasciano andare oltre una certa misura, quando inciamperemo più avanti, e là ci facciamo molto più male. Ecco, quindi la logica, da come la vedo io, del perché ci capitano delle cose più o meno brutte. Proprio perché se non dovessero capire, perché a noi non fa mai piacere, no? Quelle cose brutte che non ci piacciono, però che ci rendono anche tristi. Se non ci passiamo su quel percorso, se non abbiamo questa, è una forma di aiuto, questo ostacolo, ne troveremo un altro più avanti, molto più difficile, più cattivo tra virgolette, più ok, purtroppo batterie che dovevo ricaricare per tempo, ma mi chiudono la registrazione, quindi vi saluto velocemente, grazie per avermi seguito anche in questi pensierini che vi porteranno fortuna, ciao!